Buonasera Rockers e bentornati a una nuova puntata di Metal Detector di Sotterra, l'Underground. Io sono in compagnia della mia bellissima Ellie e qui con noi oggi abbiamo i Notch, ma andiamo a vedere la loro scheda tecnica. Notch, anagramma di non oso cercare Henry. Curioso, chissà cosa vuol dire. E poi, che genere fanno? Zapping rock. Sappiamo che si ispirano alla scena di Seattle con massicce influenze stoner, ma loro amano definirsi dei poligami musicali. Li scopriamo insieme in una nuova puntata di Metal Detector di Sotterra, l'Underground. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Notch, chi sono? Ecco, se vuoi parlarci, innanzitutto presentati anche te, chi sei? Allora, io sono Marco Visconti, batterista di Notch. Non siamo una one man band, quindi il chitarrista Marco Giannelli e il cantante bassista Fabrizio Clima non sono potuti intervenire per impegni personali e quindi hanno delegato il tutto a me come unico portavoce. Non hai per niente pressione oggi. Zero, tranquillissimo. Diciamo che noi è la prima volta che abbiamo un batterista, insomma, sì, vero, che fa da voce a tutta la band. Attenzione. Sicché è un onore. Prego, raccontaci insomma. Beh, i Notch nascono come power trio nel 2018. E niente, praticamente abbiamo avuto tutte le nostre esperienze, più anni di suonando, diciamo, di tutti i generi possibili sulla faccia della terra, e già questo ci ha aiutato a costruire, insomma, un po' un nostro background sia personale che musicale, quindi già quello, diciamo, c'è stato, insomma, di aiuto anche per creare subito un'amalgama, insomma, una sintonia, diciamo, sia a livello mentale che proprio approccio, diciamo, agli arrangiamenti e tutto il resto. La cosa, diciamo, che ha fatto scatenare tutto questo è stato il nostro incontro, che praticamente è già dal primo giorno di sala prove, che praticamente, ovviamente, tre perfetti estranei messi insieme in una sala prove, che ovviamente che ognuno negava l'esistenza dell'altro, fino a quel giorno si è già creata fortunatamente una sintonia anche solo a guardarci e a, cioè, anche solo tirando fuori un riff o qualsiasi idea o, cioè, qualsiasi cosa, una jam che partiva praticamente. Quindi siete subito partiti con una bella risonanza, bomba, proprio a livello anche mentale, artistico. Assolutamente. Che bello. E quello, è raro, infatti, non è, no, di infatti, tutti, cioè, la cosa pazzesca e bellissima è che comunque abbiamo trovato subito una sintonia pazzesca già dal primo giorno, cioè anche solo esserci guardati negli occhi, confrontati su gusti e tutto il resto, e abbiamo detto ok, ci siamo, partiamo. Fantastico. Sì. E infatti già dalla prima dalla prima prova abbiamo fatto due pezzi che ovviamente già subito vi andiamo sì, a sì, a bomba. No, cioè, vabbè, perché noi siamo abituati, siamo fortunatamente, una cosa in cui ci siamo anche trovati in questo è che ci siamo sempre registrati, quindi abbiamo il nostro registratore digitale in sala che piazziamo in mezzo alla sala e ci registriamo in continuazione per i riascolti e tutto il resto. Anche perché se arriva un'idea d'impatto assolutamente è meglio averla, diciamo, già, ecco, bloccata e sì, condividerla, esatto, e poi lavorarci in modo, su, svilupparla, lavorarci su, modo. Sì, ecco, ma in questa alchimia chi è che compone, chi è che mette, mettete tutti del vostro, cioè... Assolutamente sì, assolutamente sì, tutti, cioè io posso dirti ok, tu sei il batterista, quindi hai il groove, hai il ritmo e tutto il resto, però ho scritto anche dei testi,
quindi il cantante poi che scriveva già cose sue o comunque aveva un bel archivio piuttosto importante, non c'è stato neanche bisogno del confronto, lui mi ha ringraziato per avergli donato, diciamo, dei miei testi che poi comunque sono pensieri sparsi, possibilmente messi in rima e poi adattarli ovviamente alla struttura, alla metrica delle strofe. Un batterista anche che scrive, cioè, Sì, sì, è raro, è molto raro. Sì, è il gruppo raro di... Cioè, Flavia è... portavoce. È scioccatissima di questa cosa. Sì, testi, insomma. Ma anche te, scusa, suonavi la batteria, cioè ora... Cioè, oh, grande. Te scrivevi testi? No, io portavo i piatti, l'asta. Ah, ok, facevi l'asta. Sì, però l'asta umana. Cioè, diciamo che sono perdere. Ma NOCH, questo acronimo sta per, e come nasce appunto il nome stesso, okay, se vuoi raccontarci. Adesso te lo chiedo così a bomba perché vuole allontanare sono qualsiasi indagine certo, sulla curiosa storia da batterista, quindi. Ottimo, ok. Beh, diciamo, NOCH è appunto un acronimo di non oso cercare Harry. E uno dice ovviamente chi è Harry? Ecco il coro per la perfetta cosa. Ma c'è anche il punto di domanda? No, ah, è un'affermazione. È un'affermazione. Okay. Cioè noi a prescindere non osiamo cercarlo perché lui si manifesta durante le prove, concerti o le sessioni di studio e di registrazione perché è il nostro spirito guida. Allora l'alchimia c'è davvero, sì, perché un po' cioè dai racconti emerge un po' questa, sì, cosa, che c'è questa un po' questa vena, questa, sì, questa atmosfera che in qualche modo vi prende proprio, sì, come una musa ispiratrice. Di brutto. Ma che bello. Sì, 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 sì. Praticamente dopo... Perché gli avete chiamato Harry? Perché è partito proprio da me appunto anche questa proposta per... per l'acronimo, perché il nome così è stato un pochino buttato lì dal bassista cantante, da Fabrizio. A un certo punto ci siamo guardati negli occhi e si è detto, ma abbiamo un nome? Pensiamo di dare insomma un seguito anche a livello di moniker, di nome del gruppo? Ma boh, non lo so, NOCH. E io dico, NOCH, aspetta, ora... ci lavoro un pochino io, la volta dopo sono tornato, ho detto ok, noi siamo NOCH. Ho lavorato un attimino su un possibile significato, fare questo acronimo e tutto il resto, e ho trovato questa, diciamo, soluzione. E Harry ha preso un nome, insomma. E Harry ha preso, sì, sì, sì. È il nostro quarto membro. Beh, allora io direi a questo punto di vedere qualche foto però dei NOCH che... Volentieri. Ecco qua. Eccoci qua. Se vuoi raccontarci anche dove eravate a suonare. Ah, qua eravamo all'ex fila, zona Firenze Sud, che è praticamente stata una serata organizzata dalla scuola di musica Sound, dove appunto anche il nostro chitarrista insegna, quindi lui è anche insegnante di chitarra, il nostro grande Fosca Rock, è stata un'occasione insomma di fare una delle prime, questo mi sa, sì, è uno dei primi concerti che abbiamo fatto, sì, che abbiamo condiviso con altri gruppi tipo gli Zero Kill e l'altro non me lo ricordo, perdonatemi. E niente, questa è stata... Questi siete voi, siamo questi noi. Sono i NOCH. Siamo solo senza... Senza niente, questo è il classico finale. Questo è il classico finale, foto. Sì, sì. Proprio che beh, questa è ovviamente la fase finale del grande Fabrizio che praticamente sale sempre sulla cassa. Ecco, infatti mi stavo chiedendo due o tre minuti mentre io questo vengo. Salto così, esatto, di questa sì, sì, no, infatti parte sempre dalla cassa sul finale. Io tengo sempre i piatti aperti un pochino a fare, vabbè, fai il finale, fai il mega macello, 1, 2, 3, 4 e vola Fabrizio e Fabrizio si libra in nell'aria, cielo. Sì, esatto, per atterrare poi in modi più o meno
sta bene, adatti, sì, sempre, sì, non ha fratture multiple, sì, quindi... Sì, 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 mai, sì, diciamo, quell'aneddoto, insomma, dove è successo qualcosa di inaspettato che... Beh, io mi ricordo, proprio in quella situazione di quella foto proprio tratto dal concerto all'Ex Fila, sì, è stato praticamente... È atterrato, va bene, e poi alla fine li abbiamo fatti in monte, no, direttamente. Ma il problema è che il chitarrista era con la chitarra, quindi con la chitarra lui steso in terra si fionda sopra e io ovviamente che sono quasi il peso massimo a chiudere questa conca, diciamo, umana. Non per essere poco sensibile, ma mi viene da dire povera chitarra. No, ma fortunatamente anche un ottimo tecnico, Marco, il chitarrista, quindi... Se l'ha salvata. Sì, assolutamente. Sì. Anche chi la spacca volutamente. Sì, sì, no, io non sono d'accordo. Io anche la mia prima chitarra, cioè, sta no, lì. No, assolutamente. Cioè, non potrei mai. Ma io leggevo il vostro genere, zapping rock. Sì. Ecco, ci vuoi raccontare come mai, diciamo, questa scelta, da dove deriva? Questa scelta è stata sempre, è nata sempre in modo molto spontaneo come il nostro approccio a qualsiasi cosa che facciamo. Zapping rock perché? Zapping rock semplicemente è, tu sei davanti al tuo televisore, fai zapping con il telecomando, e in modo anche abbastanza compulsivo, quindi insomma da un momento all'altro cambi un canale senza tra un po' neanche vedere l'immagine, e passi da un programma di un genere a un altro, a un film, a quello che è. Noi diciamo ci autodefiniamo con modestia totale, perché non abbiamo nessun tipo di spirito di egocentrico o cose del genere, perché spaziamo, diciamo, l'ambiente è il rock in tutte le sue sfaccettature, quindi ci può essere il pezzo elettroacustico di una calma apparente per poi arrivarti dopo una badilata in pieni denti al stoner alternative rock. Sì, anche una cosa positiva, non focalizzarsi solo su un genere. Ecco. Perché ci viene tutto, fortunatamente, anche in maniera molto naturale. Naturale, esatto, senza limitazioni, senza... Vabbè, qui c'è Harry che mette le mani, c'è lo zappino. Certo. Esatto. Quanti album avete all'attivo? Due. Ok. Sì, allora il primo è sempre auto-intitolato, appunto Notch, che è uscito esattamente l'anno scorso. Auto-intitolato, autoprodotto, autotutto. Abbiamo praticamente il nostro approccio in quel caso è stato, in quella situazione è stata praticamente una presa diretta un pochino alla vecchia, quindi tutti insieme nella stanza di ripresa, tutto microfonato, rec da inizio alla fine, buona la prima, alla fine è stato un fatto solo di tagliare le varie tracce, ovviamente, per costruire una scaletta di 11-12 pezzi, se non ricordo male, e di cui ovviamente altri 15 ne sono rimasti fuori, perché noi quando componiamo, deve essere qualcosa, ragazzi. Sì, ti giuro, veramente, è una cosa proprio... Che ci viene così positivo, perché comunque spontanea, potrete poi sfornare dischi su dischi, riprendere. Beh, effettivamente ne avete fatto uno all'anno, fondamentalmente. Esatto. Sì, e questo ultimo invece con... Questo ultimo è appunto Welcome to Shady Valley, che praticamente è benvenuti a Vallombrosa, perché comunque i nostri... i miei due... alfieri degli strumenti a corde sono appunto della zona di Casentino, Vallombrosa, e hanno avuto questa proposta di dire benvenuti a Vallombrosa, anche perché comunque siamo molto attenti anche ai temi un pochino sul naturalistico, però visto un pochino anche da un punto di vista più
emotivo, cosa ti prova, cosa ti fa provare una certa pianta, albero, qualsiasi cosa che riguardi, diciamo, ecco, principalmente la montagna, comunque in tutte le sue sfaccettature, quindi dalla nebbia alla neve, al sole, a tutto quello che ci provoca a noi un'estrema gioia e che condividiamo nella nostra musica. Beh, io sono un sacco curiosa. Esatto, lo stavo per dire subito, di andare a vedere questo video, questo pezzo che certo. Si intitola appunto Notch. Notch con Notch. Esatto. Bellissimo il video, dove l'avete girato? Cioè questo bosco, insomma, e il videomaker che allora, l'abbiamo girato sopra Vallombrosa, per l'esattezza in Secchieta, che è praticamente appunto questo bosco immenso, appunto in quella zona, e il videomaker è stato... è tuttora
Francesco Fusi del Voodoo Project e bassista dell'Oshinoko Bunker Orchestra, a cui ha collaborato anche un altro regista del Casentino, si chiama Simone Grazzi. Questo video da cosa è stato partorito? Anche in questo caso da me, in modo sempre comunque naturale, non sono un dittatore per carità di Dio, Diciamo che ma ci ho avuto la visione. sono stati fortunati i tuoi compagni di Sì, viaggio ad averti secondo via. me un po' mi sono guadagnato, dai. No, vabbè, a parte tutto, io ci ho avuto una visione di questo video, si è detto così di punto in bianco, si è fatto già un disco, ma un video. Allora io ho avuto questa visione, insomma, diciamo di noi che camminiamo all'interno di questo bosco, che ci fermiamo, contempliamo un attimino l'ambiente che ci circonda, e che comunque il nostro approccio alla natura è molto mentale e ci dà un'energia pazzesca. E soprattutto è un ottimo modo di manifestazione, diciamo, di una decompressione emotiva piuttosto importante e marcata, perché comunque tutti noi abbiamo i nostri lavori, le nostre pressioni e tutto il resto. Quando suoniamo o giriamo un video, suoniamo dal vivo, suoniamo in studio, qualsiasi cosa che facciamo, tutto sparisce. E grazie a Dio, Harry viene. Si Spesso si manifesta il manifesta, sì, con un sopravvento. buon 80-90%, quindi già quella è una buona percentuale. E questo, Ottimo. Beh, ci dicevi che appunto questo pezzo è dell'ultimo album e che praticamente avete fatto uscire i pezzi volta a volta, cioè sì, settimanalmente. esatto, senza teaser, senza. Cioè, pochissime anteprime, ma roba proprio di 30 secondi, classico teaser. E poi abbiamo avuto quest'idea tutti insieme stavolta, perché sennò sembra lo fa tutto lui, praticamente di pubblicare in questo periodo, con tutto quello che c'è intorno, che ci circonda e tutto il resto, di fare questo, diciamo, regalo, comunque una condivisione, sempre comunque in anteprima, per chi ci segue, per chi non ci segue, per chi ci ha conosciuto per la prima volta, insomma, comunque creando già questo appuntamento fisso della domenica, che abbiamo un nuovo pezzo di Noce, ce l'ascoltiamo, ecco, Che poi questa. alla fine è anche un modo per dare la giusta importanza a ogni pezzo, perché Assolutamente. talvolta quando uno è di fronte a un CD, Non si aspetta l'album completo, boom! esatto, e invece così ogni pezzo Crea un po' di. Sì, prende la sua identità, cioè la alla sua sua per... storia. Alla sua Esatto, allora, storia, secondo me è un'ottima sì. scelta Sì, questa che avete grazie, fa fatto. piacere. E Complimenti questo davvero. video di che traccia è? Avete a livello di sequenza, cioè avete... A livello di sequenza dovrebbe essere il quarto o quinto pezzo, se non sbaglio, Perché te sì. prima avevi detto che comunque vi ispirate, cioè andate molto a flusso, Sì, diciamo. Quindi assolutamente. non c'è un concept, No, non so, probabilmente più che concept può essere appunto un tema ricorrente, questo fatto della natura, comunque a questo approccio molto emotivo a quello che ci trasmette, o che comunque riusciamo poi a riversare insieme in fase compositiva o meno, ecco. Sì, diciamo, sì, il nostro approccio alla musica che comunque noi creiamo è un fatto comunque di urgenza, comunque un qualcosa che hai bisogno al momento che tu appunto decomprimi, di sputare fuori tutto senza paraocchi o senza barriere più o meno. Come dire, più o meno
mentali o no, proprio libero. È un magma sonoro che non si ferma mai, è un magma che non si ferma mai. Continua. Progetti futuri quindi di questo magma? Progetti futuri, abbiamo già pronti altri due tripli album, perché per l'appunto, data la nostra scarsa, due, scarsa tre, vena quattro. Compositiva. Se fosse diciamo, fa, sì, no, sì, allora dovrebbero pubblicare tipo ogni sei mesi un album diverso da smaltire. Quindi in questo periodo avete fatto diciamo il doppio, se non il triplo. Allora del... guarda, in questo periodo, in questo triste periodo funesto, mi viene da dire che non ci siamo fermati un attimo, anche nonostante se ci hanno chiuso tutto la sala prove, perché comunque lavoriamo a distanza, ci mandiamo i nostri file, ci condividiamo tramite sistemi di invio, che non facciamo nomi sennò poi sono pubblicità, occulta, però piuttosto conosciuti, e quindi idee ce n'è tantissime. C'è in continuazione uno scambio, un dare, un avere, che è come se fossimo tutte e tre insieme nella sala prove o comunque. Ora questa cosa è veramente bella perché si sente proprio un fluido, sì, che emerge anche dalla musica, perché questo pezzo, anche la scelta di vedervi voi tre in qualche modo separati ma uniti, no? Sì, nel bosco, sì, è veramente molto bello. Grazie. Complimenti. Grazie. Poi il bosco anche a livello di prospettiva dà quel senso di spazialità, cioè per esempio molto interessante, sì, come prospettiva, esatto, cioè, lo è vedi un tantissimo labirinto ordinato, sì, mi verrebbe da gli dire. Gli alberi potrebbero rappresentare diciamo quel limite dove puoi diciamo incappare, però alla fine c'hai comunque vari altri spazi, altre vie da prendere. Tra gli alberi ogni tanto vedi anche un raggio di sole, ma vedi anche, sì, la nebbia, quindi insomma può essere anche riconducibile a quella luce che arriva, testi, esatto, quindi si può riflettere anche un po' sui testi, sull'umore, ecco, tutto qui. Una cosa bellissima, complimenti. Sì, se qualcuno invece vorrebbe appunto trovare i vostri contatti, dove allora noi siamo li praticamente cercare su tutte le piattaforme social più conosciute, quindi Facebook, YouTube, Instagram, Deezer, Google Play, iTunes, se qualcuno sicuramente me ne sono dimenticato, ma vi chiedo venia per questo, perché non me ne occupo direttamente, certe cose le lascio più magari a Fabrizio, che è anche un ottimo grafico, quindi già lui è più comunicativo e tutto il resto. Quindi, ok, comunque sì, insomma, chi vi vuole cercare vi trova con Notch, sì, nelle principali... Notch Zapping Rock, metteteci anche Zapping Rock, che quella è la chiave fondamentale. È la chiave perfetta, sì, anche proprio come ricerca, proprio materiale, proprio, ecco. Beh, è stato veramente un piacere. Grazie, averti un piacere qui. Grazie e conoscere la vostra musica. Grazie. E speriamo di rivederci presto in periodi sicuramente migliori. E incontrarci, certo, sopra e sotto palco. Assolutamente. Grazie mille. Invece noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre qui su Clivo, io e Flavia. Un saluto e buonanotte. Ciao.